Avvocato Alberto Bagnoli, del rappresentante dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativi. Grazie. Illustre Presidente, a nome dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, di cui sono delegato nell'Assemblea, voglio ringraziarla per aver consentito questo intervento che sarà breve in questa cerimonia. Non è un caso perché non in tutte le sedi ciò è consentito e noi poi auspichiamo che possa essere consentito nelle più alte sfere della giustizia amministrativa. A nome dell'Associazione rivolgo ovviamente un cordiale quanto ossequioso saluto a tutti i componenti del Tribunale, alle autorità civili, militari e forensi e ai colleghi tutti qui presenti. Come è ormai noto, l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti è stata costituita nel 2014 e si è già distinta nel panorama delle associazioni forensi specializzate, non solo per la professionalità specifica dei suoi aderenti, ma principalmente per il suo modello organizzativo. Essa raggruppa ben 23 associazioni amministrative, camere amministrative, quasi una per ogni regione nel territorio nazionale. Quindi rappresenta questa associazione un osservatorio nazionale qualificato sul funzionamento e sull'andamento della giustizia amministrativa, almeno di primo grado, un osservatorio utile per verificare ed estendere prassi virtuose e rilevare anche criticità e contrasti giurisprudenziali tra i vari tribunali. Ciò richiede, a nostro parere, un sempre più costante coinvolgimento dell'Unione in tutte le sedi decisionali in cui si affrontano le problematiche del miglioramento del sistema sotto il profilo dell'organizzazione per quanto attiene la disciplina del processo amministrativo. Vorrei ricordare soltanto le parole che il Presidente della Repubblica, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, ha rivolto a tutti gli avvocati e anche ai magistrati presenti, primo presidente della Corte Costituzionale, primo presidente della Corte di Cassazione, primo presidente del Consiglio di Stato, ricordando che il ruolo dell'avvocatura è fondamentale e imprescindibile per la realizzazione della tutela dei diritti dei cittadini e massima deve essere la disponibilità dei magistrati e degli avvocati un confronto costruttivo per il miglioramento del sistema giustizia. Ricorda il Presidente della Repubblica che la qualità della giurisdizione dipende grandemente anche dalla qualificata partecipazione del foro alla complessa attività decisionale del giudice. In questa prospettiva l'Unione ha sempre dimostrato la sua fattiva collaborazione con la magistratura amministrativa, stimolando riflessioni e iniziative riformatrici. Ad esempio sono allo studio del Comitato Tecnico Scientifico alcune proposte di particolare rilievo. Faccio riferimento a quella dell'introduzione dell'istituto della mediazione facoltativa eventuale per la risoluzione delle controversie con la pubblica amministrazione, introducendo una fase precontenziosa per ragioni deflattive del processo, quella dell'introduzione del giudice monocratico nel processo amministrativo in alcune materie, anche per accelerare i tempi dello smaltimento dell'arretrato, quella dell'istituzione dei consigli giudiziari nell'ambito della giustizia amministrativa per la partecipazione degli avvocati e compiti analoghi a quelli operanti nella giustizia ordinaria, senza abbandonare tutte le iniziative possibili e immaginabili per cercare di ridurre il costo della giustizia con l'abbattimento del contributo unificato. Sono tematiche che pure perseguono il fine dell'effettività e pienezza della tutela, come lei ci ha ricordato poc'anzi nella sua brillante introduzione e relazione, di tutti i soggetti coinvolti dall'azione dell'amministrazione. Certo, signor Presidente, da tempo l'inaugurazione dell'anno giudiziario non è più un tagliando dell'attività svolta nell'anno precedente, ma è una riflessione sul ruolo della giustizia amministrativa nell'evolversi della società civile. L'avvocatura svolge il suo compito, quello di sottoporre al giudice tutti i conflitti, anche nuovi, che si generano in questa realtà, in un quadro peraltro di normativa legislativa sempre più complessa e poco chiara. La risposta della magistratura specializzata, a nostro avviso, deve essere non solo rapida, chiara e sintetica, ma soprattutto efficace ed adeguata, quanto più possibile, nella disamina delle istanze. E ciò anche nella necessaria prospettiva della sostanziale prefigurazione di quello che è il legittimo percorso dell'attività amministrativa dopo per la soddisfazione delle istanze dopo l'incidente processuale. Nei limiti di una giurisdizione di legittimità e per l'assenza di un'azione di adempimento, anche il giudicato amministrativo spesso lascia il campo a soluzioni sostanzialmente elusive, i cosiddetti salvi eventuali provvedimenti ulteriori. Ancora oggi la giustizia amministrativa deve essere considerata come uno strumento concreto e efficace a disposizione del cittadino e a porre limiti effettivi all'azione amministrativa pubblica allorquando travolga gli argini della legalità.
Vorrei fare degli auguri conclusivi, se mi consente, anche da parte nostra, Presidente. Vorrei ovviamente augurare buon lavoro a tutti i signori magistrati, nella consapevolezza che, come lei poc'anzi ci ha ricordato, dalle loro sentenze dipende la sorte di persone, imprese, attività che sostengono i costi, e soprattutto ricordando che la sinteticità degli atti non è un valore a sé, ma va coniugata strettamente con la piena soddisfazione delle pretese sostanziali dedotte in giudizio. Vorrei augurare un buon lavoro alle pubbliche amministrazioni, auspicando di non vincere troppo le cause, affinché non si abbia la sensazione, certo negativa, di un giudice maggiormente propenso per loro, invece che terzo nel modo più assoluto. Vorrei augurare a noi avvocati, oltre che di fare più cause, che non è un fatto negativo in sé, per quanto ritengo, soprattutto di avere pazienza per sopportare il PAT e tutte le relative tribolazioni, così come l'imposta restrizione dei nostri iscritti difensivi, sperando che ciò sia compensato da un'ampia tolleranza degli involontari disguidi e da un maggiore ascolto da parte del giudice. Concludo augurando a tutti di superare la pura encomiabile soddisfazione per il proprio lavoro ben fatto, per non rimanere passivi nello sforzo congiunto di introdurre i necessari correttivi del sistema al fine di dimostrare che la giustizia amministrativa è un valore fondamentale per la democrazia e non certo un danno per l'economia, in quanto garanzia di legalità nei rapporti con la pubblica amministrazione. Concludendo, signor Presidente, dandole atto con apprezzamento delle nuove positive iniziative da lei intraprese nel funzionamento del Tribunale e nella interlocuzione con gli avvocati, a nome dell'Unione Nazionale mio personale formulo i migliori auguri di buon anno giudiziario.